Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mi è capitato molte volte di vedere un bambino che si sveglia sul lettino, sulla culla, e la mamma che gli sta vicino. In genere il risveglio dei piccoli non si sa perché porta al pianto, forse perché in quell'attimo, è proprio un attimo fuggente, ha la sensazione di essere solo. Poi incomincia a guardare intorno e vede il volto della mamma, sente la carezza, la voce della mamma che coccola, la chiama con i titoli più belli, amore. Allora il bambino piano piano si consola, comincia a sorridere, tende le braccia, si sente felice. Io spero che il Signore dia ordine all'angelo custode di ognuno di voi di fare così, sostituire la mamma. Al risveglio l'angelo vi dice: «Buona giornata, il Signore è con te, la grazia di Dio è nella tua anima. Gesù è felice che tu lo ami, che tu lo cerchi, che tu lo prendi nel tuo cuore, nell'Eucaristia». L'angelo, insomma, descrive la giornata con l'amore di cui un angelo è capace e infondendo quella gioia che noi cerchiamo e cercheremmo invano nelle altre cose. Il sorriso, la parola, la carezza dell'angelo sia il buongiorno di ognuno di voi ogni mattina, ed esultate, ringraziate, gioite, qualunque sia la condizione, è fisica, è ambientale, è morale, tutto il resto può cadere addosso a noi, ma se c'è questo segnale di appartenenza felice al cuore di Gesù, voglio dire, non soltanto al regno di Dio, il regno in quanto battezzati, al cuore in quanto innamorati, allora è molto bello. E io auguro a voi tutti ogni giorno un inizio così, come quello che ebbe la Madonna quando l'arcangelo Gabriele, non credo sia andato di sera, la sera uno già è un po' stanco, la mattina riposato, ti risvegli e prendi coscienza di tutto, soprattutto
del mondo che hai dentro di te, perché a farti sorridere, a farti piangere, a farti sentire sollecito, è ciò che porti dentro. È un sentimento umano, ma è anche una grazia divina. Salute, pace, gioia. Questo è il saluto di Gesù quando noi iniziamo una nuova giornata. La Madonna degli Angeli è una festa che certamente toccava Francesco d'Assisi, innamorato di Gesù, innamorato della Madonna, innamorato degli angeli. Lì andava di notte a pregare, camminava, piangeva forte perché diceva l'amore non è amato, vedete? Perché girava nel bosco di Santa Maria, attuale Santa Maria degli Angeli, adesso tutto è asfalto, tutto è cemento, d'altra parte, per poter accogliere milioni di pellegrini durante l'anno, era necessario così. Però io quando vado sempre, chiudo gli occhi e vedo il bosco di Santa Maria, la cappelletta piccola piccola dove Francesco elevava le sue lodi la notte, innamorato di Gesù veramente, e lo lodava e lo adorava e lo ringraziava perché l'aveva convertito, l'aveva tolto dai peccati e adesso era felice, adesso desiderava che tutti potessero arrivare là e lucrare l'indulgenza plenaria, cioè il perdono di tutti i peccati, azzerare ogni ombra dell'anima e cantare così come lui ha fatto, lode del Signore. Davvero Francesco poteva ripetere il Magnificat della Madonna: l'anima mia loda il Signore, ringrazia il Signore, esulta nel Signore. Questo vuol dire la parola magnificare. Tutto ciò che è grandezza appartiene a Dio, e in latino magnus significa grande, quindi magnificenza è maestà, è luminosità, è perfezione di santità. Francesco ormai era entrato in questo circuito divino di amore, e quando uno si innamora di Dio capisce che così è l'amore. Umanamente la natura ti dà tutto quello che può, ti pare di aver toccato la cima dell'esperienza di questo sentimento. Non è così, comunque è anche quello un grande dono di Dio, perché se una persona non è capace nemmeno di questo umanamente, non vi dico di andarla a buttare, insomma. È questa la grandezza che il Signore ci ha comunicato, e la Madonna se l'è sentito dire: piena di grazia, Ave, piena di grazia, il Signore è con te. E non solo, ma appena qualche minuto dopo accadrà il mistero stupendo per cui tutto l'universo, non solo la terra, si inchina verso questa creatura fatta di cielo per vivere sulla terra e consegnare il paradiso agli uomini. Il paradiso è Gesù, lei l'ha portato nel seno. Proprio qualche minuto dopo del saluto Ave Maria, Gesù si incarna nel seno della Madonna. Dio cammina con le gambe di Maria, ama col cuore di Maria, vede con gli occhi di Maria, parla con la voce di Maria. Infatti Santa Elisabetta, appena se la vede davanti, si sente piena di Spirito Santo e dice: ma come mai a me, povera donna, che la madre del mio Signore, venga a Međugorje, a Fatima, a Lourdes, è la madre del Signore che corre, parla, lancia messaggi, richiama alla preghiera, scuote le coscienze, ridona anche la speranza. Maria è speranza. Perché? E quando arriva lei significa che sta per arrivare Gesù. Nasce Maria, si incarnerà Gesù. Nel
l'anima di ognuno di noi, avvenga questo mistero di grazia che diventa salvezza eterna, vale a dire anticipo del godimento e della sapienza di cui godono gli angeli e i santi in paradiso. La grazia di Dio è un vestito così bello che l'anima non dovrebbe mai smettere, dovrebbe portare sempre, giorni di festa e giorni feriali. Mai ci dovrebbe essere quel momento di disgrazia. Ecco, la grazia è disgrazia, vuol dire dismissione, perdita della grazia, non ci dovrebbe mai essere, perché è troppo prezioso questo dono di Dio. Leggete la vita dei santi. Io in un periodo che ero meno impegnato con gli studi, ogni giorno leggevo una vita di santo, un libro ogni giorno, perché mi piace entrare nella meditazione e direi anche nel gusto del soprannaturale, seguendo tutta quella fecondazione straordinaria, certamente, se diciamo divina, lo diciamo solo per quanto attiene all'opera di Gesù, ma anche umanamente è una trasfigurazione dell'anima, è una trasformazione del peccatore che diventa santo. Ecco Francesco. Francesco si è convertito, è stato chiamato, ha risposto a 24 anni, morirà a 44 anni, appena 20 anni di questa esperienza di grazia, di amore e anche di taumaturgicità. Francesco opera miracoli, non è il santo miracoloso come è Sant'Antonio, non così girava, non così toccava miracoli, miracoli, però il Signore era con lui, quindi operava prodigi dove serviva. Io ricordo un momento quando attraversava l'Emilia Romagna e doveva salire la montagna per poi riscendere dall'altro lato. I contadini che stavano zappando lo videro andare nella direzione, era già più o meno ora primo pomeriggio, hanno capito che lui di notte si sarebbe trovato ad attraversare la montagna. Allora sono andati vicino, era lui, l'asinello e un confratello. Non andate, là sono pieni, quella zona è piena di lupi, vi mangiano quelli stanotte. San Francesco si è girato, ha ringraziato e sorridendo ha detto: ma io non ho fatto mai niente di male ai lupi, e perché loro lo dovrebbero fare a me? E grazie, ma frate lupo è buono. Come imboccano, non solo non gli hanno fatto del male, si mettevano in fila davanti a lui e gli facevano la strada, si inchinavano facevano, e poi si mettevano a camminare in processione. Dio può fare tutto qui, e che gli costa? E che deve fare una fatica, deve sudare il Signore per un miracolo? No, quando noi lo amiamo, apparteniamo a Lui, allora quello che fa per noi lo fa per sé. Ma quello che voi fate ad una persona che amate, non lo amate, quello che fate, non lo fate per amore, e allora che peso può essere? Niente, niente più peso, niente più paura. Esulta Maria e insegnaci a vivere in grazia di Dio, perché anche noi vogliamo esultare con te, adesso, col Magnificat pronunciato dalle labbra, poi con un Magnificat che è adorazione perfetta per l'eternità. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.